La rincorsa ai playoff per la Baldaccio Bruni trova l'ostacolo sino all'Unghese, quarta sconfitta in altrettante partite ufficiali giocate nel corso della stagione per la formazione Alto Tiberina con la squadra della Valdichiana Senese, che subito si rende pericolosa con questa proiezione offensiva dalla destra. Il cross di Tavanti non è perfezionato a dovere da Pandolfi. Ancora la Baldaccio che cerca la replica su schema da calcio di punizione, va al tiro quadro, ma la conclusione è alta sopra il montante. La Sina Lunghese si affida a questo calcio di punizione dalla distanza. Squillaci tenta di sorprendere l'attento Giovagnoli, che para senza problemi. Ancora Montagnoli sulla destra, mette in azione Tavanti che aziona le sue leve veloci, la deviazione questa volta di Pandolfi, ma la conclusione aerea è ancora fuori per l'attaccante della formazione allenata da Francesco Neri. La replica della Baldaccio prima del riposo, il pallone capita sul destro di Terzi, che però non lavora bene questo pallone, mandando fuori da buona posizione. Con le immagini passiamo al secondo tempo e subito la Sina Lunghese aumenta la sua pressione nei confronti della squadra di Marmorini. Sulla destra si scatena ancora Tavanti, sicuramente tra i migliori in campo, mette in mezzo un bel pallone e la girata di Montagnoli costringe Giovagnoli ad un difficilissimo intervento sul primo palo. Ancora la Sina Lunghese che manovra a centrocampo, lancio in profondità per Montagnoli che si proietta velocissimo e per l'esperto attaccante non ci sono problemi a battere Giovagnoli in uscita. 1-0 per la Sina Lunghese, esplode la gioia del pubblico di casa. Rientra in campo dopo un periodo abbastanza lungo Vasser, giocatore tra l'altro al centro di un intricato caso di mercato in estate. La Sina Lunghese ancora si proietta in fase avanzata con Vasser che ritrova il pallone giusto, mette in mezzo una palla invitante per Squillaci, sbucato all'improvviso, e arriva il raddoppio della formazione di casa. 2-0, partita virtualmente chiusa, ma la Baldaccio ha carattere e cuore con questa proiezione offensiva. E buona la palla per Zoi che con questo tocco d'esterno sinistro batte il portiere Tiezzi in uscita. La partita ancora reperta, la Baldaccio ci crede sulla sinistra, questo bel pallone per Terzi che tenta la volée ma la palla scheggia il palo. Grande occasione con il pareggio che per poco poteva arrivare per la Baldaccio Bruni, che si espone ai contropiedi della Sina Lunghese proprio all'ultimo. Guardate Montagnoli, la respinta di Giovagnoli, la palla è ripresa da Vasser, la respinta di Giorni a tu per tu, la palla buona per Torraca che sbaglia a porta quasi vuota. E su queste immagini di fatto la partita finisce e si accendono anche gli animi con il triplice fischio del direttore di gara, il signor Russo della sezione di Prato. Si accende anche un parapiglia nel finale dopo la stretta di mano tra i due allenatori. A farne le spese sarà proprio Nicola Terzi, che conoscerà il cartellino rosso che di fatto gli impedirà la prossima partita di andare in campo. Peccato per questo finale caldo che poteva essere sicuramente evitato. È stata una partita giocata a viso aperto da tutte e due le formazioni. Penso che la Baldaccio sia una delle meglio squadre del campionato. Sono orgoglioso che siamo riusciti a batterla tutte e quattro le volte che l'abbiamo incontrata per il momento, e speriamo magari di rivederci ai playoff, perché sono forse la squadra sicuramente più forte che abbiamo visto, insomma con noi sono stati bravi, ecco.